una cerimonia sobria ma solenne in linea con i principi che ispirano l'istituzione. Si è svolta questa mattina nella caserma provinciale dei Carabinieri la celebrazione del 201° anniversario di fondazione dell'arma alla presenza di autorità civili, militari e religiose, iniziata con l'ingresso del picchetto e dei militari con i gonfaloni e proseguita con l'inno di Mameli e il canto dell'arma. Dopo la lettura dei discorsi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Comandante Generale dell'Arma Tullio Del Sette, è intervenuto il Prefetto Luigi Pizzi, che ha sottolineato l'impegno profuso dai carabinieri in tutta Italia, in particolare nel territorio provinciale. L'Arma, ha detto, è e sarà per sempre un esempio di fedeltà, sacrificio ed efficienza. I cittadini hanno bisogno di essere rassicurati, hanno bisogno di sentire le istituzioni vicine, e quindi l'Arma dei Carabinieri in questo senso è un presidio fondamentale. La consuetudine vuole anche che per l'anniversario della fondazione sia reso noto il bilancio complessivo dell'attività condotta dagli uomini e dalle donne sul territorio, bilancio che risulta positivo e che concretizza l'azione costante di prevenzione e contrasto al crimine. Dall'esame dei dati registrati dal 1 giugno 2014 al 31 maggio scorso emerge che le persone arrestate o denunciate sono state quasi 2.500 e di queste più di un terzo sono stranieri. Come ha ricordato il comandante provinciale Marco Filoni, inoltre, le operazioni sono state portate a termine grazie al lavoro del reparto operativo delle tre compagnie e 34 comandi stazione, a cui hanno collaborato anche le unità cinofile. Comandante, oggi rappresenta soltanto una rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri? Certamente, perché il resto della nostra organizzazione comunque è impegnata sulle strade per continuare a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in special modo, come dicevo prima, nei piccoli centri, dove in realtà noi giochiamo il ruolo di unico presidio di polizia presente sul territorio. Importante anche il lavoro svolto dai volontari. Nell'ambito della sezione di Saltara abbiamo un nucleo di volontari, costituito da 18 volontari, che facciamo funzione di volontariato, tipo protezione civile. In quali casi è necessario il vostro aiuto e supporto? Casi di manifestazioni o calamità o qualora ci sia necessitario. Nel corso della cerimonia poi sono state consegnate delle attestazioni di merito ai militari che si sono particolarmente distinti in attività di servizio. Il maresciallo Stefano Di Summa ha avuto l'onore di riceverne due a seguito di indagini complesse in cui sono state sgominate organizzazioni criminali dedite a furti e rapine. Ovviamente per lavorare bene sostanzialmente bisogna avere una famiglia tranquilla alle spalle. I nostri familiari purtroppo come noi sono soggetti un po' a stress, nel senso che non siamo a casa negli orari consueti e quindi fino a che la famiglia ci supporta riusciamo a ottenere dei risultati, diversamente non potremo farlo. A ricevere un riconoscimento è stato anche il comandante provinciale Filoni, omaggiato poi a fine cerimonia anche dai fratelli Filippo e Daniele Carboni con un ritratto realizzato dal padre Sergio, che raffigura Robusto Antonelli, carabiniere medaglia d'argento al valor militare a cui è stata intestata la caserma. Da quanto tempo porta la divisa? Sono 30 anni a giugno. Che cosa l'ha spinto a svolgere questa professione? La professione del carabiniere è una professione a tutti gli effetti, insomma, bisogna crederci in quello che si fa, dare tutto quello che si ha e fare tutto per il prossimo, insomma, sempre disponibili per le persone, cioè bisogna crederci. La sede del carabiniere è come quella del prete, insomma, è una vocazione, secondo me.